è il frutto della collaborazione tra Comune e ASL. Si chiama Pescara Sud ed è la nuova postazione del servizio 118. Un passaggio importante per il potenziamento della rete di emergenza e urgenza territoriale. La nuova postazione, situata appunto nella zona sud della città, nei pressi della stazione San Marco, consente di accorciare i tempi di intervento. Tra pochi mesi sarà istituita una postazione di 118 in via San Marco, nell'ex casa del custode, e darà la possibilità di coprire tutta la zona sud e dare un presidio di 118 per un'assistenza sanitaria. Il Comune ha messo a disposizione un immobile dismesso dalla bellezza di 17 anni, dal 2004, Non solo, ma avremo la possibilità, grazie alla ASL, di dare un servizio importante e più di rimettere a posto e ripristinare l'immobile. Quindi veramente una grande operazione per la città di Pescara. In un momento storico talmente difficile, il Comune c'è, l'amministrazione c'è e darà la possibilità a tutte le zone limitrofe. Partiamo da Rio Sparta, Fontanelle e lo stesso San Marco, di avere un presidio importante, sanitario, a disposizione di tutti i cittadini. La postazione è molto importante, da premettere che noi normalmente già siamo presenti su Pescara, sia con ambulanze di tipo B che di tipo A. Questa postazione, che si aggiungerà all'altra che abbiamo di tipo A in ospedale, ci permetterà naturalmente di effettuare interventi con tempi di percorrenza minori. Gli interventi a 118 vengono dati dalla centrale operativa 118, quindi per poterne usufruire abbisognano sempre, solo ed esclusivamente della telefonata al numero unico. È la centrale operativa che poi gestisce gli interventi, dando, a seconda della gravità dell'intervento stesso, manda l'ambulanza con personale sanitario o senza personale sanitario. I tempi di realizzazione dovrebbero essere, diciamo che la postazione dovrebbe essere operativa da ottobre-novembre, poi i tempi tecnici insomma possono essere più o meno dilatati.